necessità generale, in modo da che in nome della non specializzazione, perché in futuro devono saper fare tutto, come su un centrale per il fatto che non riceva non deve saper fare il bagger, perché non dovrebbe saper fare il bagger anche se non riceve. Allora un palleggiatore non sa fare il bagger, deve lanciare il bagger, un centrale deve passare una palla che tocca il muro piuttosto che una palla morbida in difesa, cioè non è che deve ricevere. Tra l'altro su questo ci sono tantissimi esempi, ma queste sono cose molto teoriche, però qualche cosa teorica che vi la voglio dare. Voi avete mai pensato, proprio l'altro giorno rivedevo, c'è un programma bellissimo in Sky Arte sui musicisti, no? In special su Vasco Rossi, c'era su Paolo Conte. Allora, su Paolo Conte gli fanno l'intervista e gli dice: io sono pessimo a ballare. Allora, come mai ci sono musicisti che sono pessimi a ballare? Cioè, se esistesse la capacità del cervello di sviluppare delle capacità generali, un musicista al ritmo, alla musica dentro, perché un musicista è con Paolo Conte, non dico che debba essere un fenomeno ballando, ma cavarsela minimamente dovrebbe essere. Io sono negato. Perché una cosa è avere un ritmo nel pianoforte o nella chitarra, è un'altra ballata. Quindi non è che si sviluppa il ritmo, come non si sviluppa la coordinazione, malgrado questo si insegna ad essere. Non è così, il cervello non funziona così, e oggi si sa che non funziona così. Il cervello sviluppa capacità specifiche, sviluppa delle correnti neurali, cioè delle sinapsi tra i neuroni specifiche. Non esiste una corrente neurale che sviluppa l'equilibrio. Sviluppa l'equilibrio di un certo tipo. Non è vero che una ragazzina che ha fatto la trave allora ha buon equilibrio per ricevere una palla nella parola. Non è vero. Anzi, può avere un traffer negativo, perché la trave deve avere un piede davanti all'altro. Quindi non è un problema, anzi, noi dobbiamo facilitare le cose. Invece, spendiamo un sacco di tempo, che poi è un tempo, è un sacco di tempo sommato, no? Tra un allenamento e l'altro, però che in ogni allenamento 10 minuti, 5 minuti, 15 minuti per sviluppare la motricità, la capacità generale, eccetera, invece insegnare direttamente parole. Noi dobbiamo semplificare il compito dei nostri ragazzi, perché imparino a pallavolo in modo più facile e prima possibile. Il resto è perdita di tempo. Non è un problema di avere più ore. Anche se avessimo più ore, dovremmo insegnare il pallavolo dal primo all'ultimo minuto. Dal primo all'ultimo, con cose specifiche, una, solo ed esclusivamente della pallavolo. Il resto è una teoria sbagliata e anacronistica, ossia vecchia, superata, che oggi si conosce meglio come funziona il cervello, si sa che non è vera.